Una buona serata, un buon mercoledì sera a tutti voi che ci seguite da casa. Torna Offside, l'appuntamento di TV6 interamente dedicato al girone F di Serie D. Un mercoledì felice per l'Abruzzo perché una nostra compagine entra ancora nella griglia playoff, è la terza, quindi anche il Notaresco con la vittoria di oggi. Oggi pomeriggio a Fano raggiunge l'Aquila e l'Avezzano nei playoff e quindi sorridiamo ancora un po' perché quest'anno agli abruzzesi sta andando discretamente bene. Poi parleremo anche della situazione che sta vivendo il Chieti con il nuovo cambio di allenatore, poi l'Avezzano che ha ripreso a vincere anche in trasferta. Parleremo dell'Aquila che ha superato lo scoglio della Tivoli, lo faremo insieme a voi da casa, lo faremo con gli ospiti qui in studio. Vado subito a salutare Andrea Costantini. Ciao Andrea, eccole Andrea. Ciao, buonasera a tutti. E poi vado in piattaforma perché lo ritrovo, sono felice, un elegantissimo direttore sportivo del Tivoli, Alessandro Battisti. Ciao direttore. Ciao Stefano, buonasera, buonasera Andrea, grazie per Ciao l'invito. Alessandro. Poi parleremo anche di questa vostra partita a Tivoli, ma parleremo un po' in generale di quello che sta vivendo il calcio dilettantissimo, il calcio di Serie D. Facciamo così però, partiamo subito Andrea da commentare quello che è stato l'ultimo turno, ovviamente ci aggiungiamo anche la vittoria di oggi del Notaresco, così Maurizio, in regia che ringrazio subito, da adesso ci può trasmettere e ci può mettere in sovraimpressione anche la classifica per vedere come cambia. Beh, devo dire che se aggiungiamo la gara di questo pomeriggio, Notaresco che è on fire, Notaresco squadra copertina perché con queste due vittorie, quella col Vasto Girardi sicuramente più sofferta e poi quella di oggi che lo è stata di meno, anche se il Fano ha provato un po' a rientrare un paio di volte, ma effettivamente Notaresco ha dimostrato in maniera chiara la sua superiorità. Notaresco che entra in zona playoff, c'è stato per 24 ore dopo la vittoria col Vasto Girardi, poi le gare della domenica hanno riportato fuori il Notaresco di Bruno perché hanno vinto tutte le squadre che sono lì in alto. Adesso questa vittoria, quindi numero pari di partita, Notaresco in zona playoff e lo abbiamo detto proprio domenica scorsa, Notaresco deve affrontare con entusiasmo questa fase senza mettersi pressione addosso, ma giocando con la testa libera, e devo dire che questo è l'aspetto che ad esempio oggi ha fatto la differenza, talmente la testa libera che la squadra davanti ha prodotto e segnato, ha avuto anche qualche passaggio a vuoto, qualche errore, ma sono stati più episodi che hanno permesso a Fano di andare in gol. In generale è una squadra che sprizza energia da tutti i pori e quindi adesso è dentro la zona playoff e questo è un traguardo significativo che va mantenuto, non sarà affatto facile, però Notaresco sta ballando da inizio stagione ed è bene ed è giusto che possa continuare a farlo. Oggi una vittoria propiziata anche dal collettivo, quattro marcatori diversi e una squadra, ripeto, in grande salute. Tra poco andremo proprio al Mancini di Fano per vedere i riflessi filmati di questa partita, ma vado in piattaforma dal direttore sportivo perché quando ci vediamo sui campi parliamo a volte soprattutto di quelle che sono le gare, di come si sono sviluppate nell'arco dei 90 minuti. Invece le vorrei chiedere un giudizio un po' più completo su questo campionato, sia su tutte le squadre, su come lo sta vedendo, su come poi secondo lei si svilupperà da qui alla fine. Ma sicuramente era un campionato che alla vigilia si prospettava come molto complicato sia nella parte alta che nella parte bassa e così diciamo, lo abbiamo ritrovato e così si sta sviluppando. A differenza degli ultimi anni, secondo me è un campionato dove ci sono più squadre attrezzate per lottare per il primo posto. Quest'anno io, ecco, diciamo la partenza a bocce ferme ne contavo 7-8 di squadre attrezzate per vincere, non escludo il Roma City, non escludevo neanche il Riccione, quindi squadre molto organizzate, attrezzate, e quando c'è una competizione così equilibrata sicuramente ne esce fuori un campionato anche con sorprese, no? Sia positive che negative.
Così come è complicato giù del basso perché l'equilibrio è decisamente quotidiano, settimanale, perché poi le squadre sono tutte lì, tutte hanno un obiettivo, tutte si rincorrono. Però ecco, credo che rispetto agli ultimi anni l'avevo un po' perso di vista, però ecco, l'ho sempre seguito, però penso che questo sia probabilmente negli ultimi 4-5 anni il campionato più con il livello più alto probabilmente del girone F. Non me ne vorrà il notaresco che oggi ha raggiunto quota 39 punti in classifica, direttore. Campobasso 50, San Benedettese 48, L'Aquila 43, Avezzano 42. Sono queste le squadre che adesso molto probabilmente lotteranno per il titolo o vogliamo racchiudere la lotta solo a Campobasso e San Benedettese? Ma sai, adesso 10 gare, di scontri diretti, diciamo, sono rimasti pochi per chi insegue. Secondo me, è un campionato ristretto alle due battistrada. Anche se mi auguro che magari ecco, l'Aquila e Avezzano possano fare, come dire, un miracolo e inserirsi. Però penso che le battistrada abbiano una marcia in più in questo momento e la classifica anche lo dimostra. Ci andiamo a vedere la vittoria del notaresco 4-2 al Mancini di Fano. Il notaresco vince di slancio a Fano e fa irruzione all'interno della zona playoff. Gara essenziale e concreta in fase offensiva per la squadra di Bruno, cinica al punto giusto e quindi capace di andare oltre un paio di distrazioni difensive che potevano rimettere tutto in discussione. Un successo che non fa una grinza e che introduce il notaresco nell'elite del girone. Bastano pochi minuti per indirizzare la partita. Scipioni conquista un corner per i suoi, dalla bandierina calcia Pietrantonio per la torsione all'altezza del primo palo di Nicolas Belloni. Gara in controllo per i rossoblù del Vomano che tremano in occasione della sventola di Gonzales al 27esimo. La traversa salva Curtosi. Senza sussulti il resto della prima frazione. Più avvincente la seconda, nella quale il notaresco più volte sembra chiudere la contesa prima dell'allungo finale. Al decimo arriva il raddoppio, sventagliata per Marrancone, il cui tiro cross viene lisciato da Scipioni, non da Bonfiglio, all'altezza del secondo palo. Per il numero 10, secondo gol consecutivo, dopo quello splendido e decisivo al Vasto Girardi di sabato scorso. Il Fano si rimette momentaneamente in gara. La respinta di Ferri carambola sul braccio di Pietrantonio. Per il direttore di gara è calcio di rigore che viene trasformato di giustizia. Da Gonzales. Neanche 2 minuti e il notaresco va di nuovo a segno per la seconda volta sugli sviluppi di un corner, il più lesto di tutti alla zampata risolutiva e Pulsoni che mette dentro una palla vagante dopo un rimpallo. Pochi minuti ancora e Gonzales dà un nuovo saggio delle sue capacità balistiche. Curtosi ci mette del suo, ma la traiettoria è perfetta. Al 36esimo della ripresa, gara definitivamente chiusa grazie ai neoentrati, spunto di Carnevali, respinta di Guerrieri dalle parti di Forcini che insacca porta vuota. È l'ultimo spunto di cronaca, il 2-4 finale acuisce la crisi del Fano e manda il notaresco al quinto posto, piazzamento da preservare a partire da domenica prossima nella trasferta a poche decine di chilometri dal Mancini di Fano, ovvero Fossombrone. Sì, noi stiamo attraversando un buon momento. Domenica scorsa anche noi abbiamo fatto una partita dove no, venivamo da 20 giorni, più di 20 giorni di riposo e quindi non è mai semplice poi ripartire. Infatti domenica scorsa non siamo stati brillanti, quest'oggi invece abbiamo fatto secondo me un'ottima gara, però devo dire che il Fano, sì, è vero che forse molto probabilmente ha qualche difficoltà, però ha venduto cara la pelle e ha cercato di stare in partita fino alla fine. Ogni volta però che si avvicinava avete rimesso le distanze di sicurezza, è stato forse questo l'aspetto Sì, più positivo. perché noi, ripeto, mentalmente stiamo attraversando un buon periodo e quindi ad uno schiaffo reagiamo con un pugno, tra virgolette, per modo di dire. Questo significa che comunque la squadra ha mentalità, ha voglia e quindi non si arrende mai. Oggi è stato palese. Invece volendo magari guardare a quello che ha funzionato un po' meno, si è andati spesso in sofferenza a livello di fisicità nell'uno contro uno quando fanno Eh sì, noi lanciare in avanti. esatto, noi molto probabilmente, no, molto probabilmente, sicuramente non abbiamo una grande fisicità e quindi la partita quando si mette sotto l'aspetto dei duelli, forse noi paghiamo un po' questo aspetto.
però devo dire che poi alla fine abbiamo subito poco, non è che ci sono state tante situazioni pericolose. Dove vuole arrivare questo impegno? Ma noi vogliamo fare un buon campionato, stiamo facendo un ottimo percorso, i ragazzi sono giovani, credo che siamo la squadra più giovane del girone e quindi questo fa capire la bontà del lavoro che abbiamo fatto finora. Noi vogliamo continuare a fare bene, ragioniamo partita dopo partita e quindi i ragazzi sono migliorati e hanno ancora tanti margini di miglioramento. E allora, 39 punti in classifica, se la salvezza quest'anno si attesterà sui 42-43 punti, diciamo che ci siamo in casa Notaresco. Andrea, Notaresco che però ha fatto di tutto, Notaresco ha fatto di tutto, però per far rientrare in partita il Fano quest'oggi, che se il Fano purtroppo ha tanti problemi, lo si sono visti. Sì, guarda, è vero che qualche distrazione, come ho detto nel servizio, c'è stata, però fondamentalmente quello di Gonzales, il gol del 2-3, è un gol dove c'è tanto di Gonzales, perché poi alla fine Curtosi recupera la posizione, ma la palla proprio scende a fil di traversa e lì, se Curtosi fosse rimasto nei pressi della riga di porta, magari la prendeva, dovendo indietreggiare. Però si può dire che c'è un po' di responsabilità, ma non è enorme. Cioè lì c'è una palla messa da Gonzales, una palla perfetta a fil di traversa. Quello è un capolavoro. Sul rigore io non sono neanche convinto che sia calcio di rigore, perché mi sembra la classica palla inaspettata, sì, palla in attesa per quanto riguarda Pietrantonio, che perché è in attesa? Perché il colpo di testa è di un compagno di squadra. Non si potrà mica pretendere che Pietrantonio vada con le braccia dietro a gestire quel pallone. È stata una casualità, l'arbitro è stato molto fiscale, forse non c'erano neanche tutti gli estremi per il calcio di rigore. Però detto questo, io non avevo sentito le parole di Bruno, ma Bruno ha detto quello che avevamo detto noi in precedenza, cioè il fatto di stare bene, di attraversare questo buon momento dal punto di vista anche psicologico, aiuta la squadra, che quindi anche quando prende gol non ha paura, non indietreggia, continua a giocare e continua a trovare occasioni e gol. E di fatto sono tre le vittorie consecutive del Notaresco, sì, che adesso andrà a pochi chilometri, come dicevi nel servizio, si trasferirà contro la Fossombrone, Fossombrone. Sì. Che è una squadra più solida. Là sarà una partita difficile, anche perché, come ha detto Bruno, non siamo una squadra che è pronta, sì, per fare la guerra, e lì secondo me ci sarà da, sì, battagliare. Però vediamo anche se il Notaresco tiene alta l'asticella, ma vediamo anche come arriva la Fossombrone, che è una squadra solida, ma viene da tre gol presi a Termoli. Sì. Ora, il Termoli fa pochi gol, la Fossombrone ne prende pochi, che abbia perso 3-0 a Termoli, o la Fossombrone reagisce e fa una partita tosta, e a quel punto sarà un avversario molto scorbutico, oppure magari se c'è un passaggio a vuoto il Notaresco potrebbe approfittarne. Dato curioso che il Termoli, da quando è tornato in Serie D, cioè passata stagione, quest'anno non aveva segnato tre gol la prima volta, quindi sì, è un dato statistico anche molto... Contro una squadra che prende pochissimi gol. Direttore, questo Notaresco secondo lei è un merito collettivo della società, del direttore che ha trovato, dei direttori che hanno trovato i giocatori, dell'allenatore? Ecco, come se lo spiega questo buon momento e questi risultati del Notaresco? Ma guarda, a me piace molto parlare del Notaresco, perché chi mi conosce lo sa, io rimasi tra virgolette stregato quest'estate, perché andai a vedere un amichevole Pineto Notaresco, ma parliamo di luglio, e io non conoscevo Alessandro Bruno come allenatore, e rimasi veramente sorpreso positivamente, perché all'epoca poi giocavano addirittura con 7-8 ragazzini, però si capì subito che quella era una squadra che aveva un'identità, che aveva delle idee, e l'ho cominciato a seguire con grande curiosità, tant'è che poi andai all'Aquila a vedere la partita di Coppa, così come poi andai a Chieti a vedere la partita di Coppa, e ricordo che quando parlai in una trasmissione di quello che secondo me avrebbe potuto fare questa squadra in campionato, venni un po' così, sì vabbè, ma sono giovani, quindi è solo l'inizio, i giovani vanno in forma presto, no, non è così. Lì è stato fatto un grandissimo lavoro e bisogna fare i complimenti in primis alla società che ha trovato dei giocatori, dei giovani secondo me bravi,
E poi sicuramente ad un allenatore che sta dimostrando domenica dopo domenica di avere, come dire, grande attitudine a questo ruolo. Quindi veramente complimenti a questa squadra perché merita la posizione di classifica che occupa e sono molto curioso di vedere dove andranno a finire. Archiviata la parentesi notaresco, Andrea, parliamo del Chieti. Cambio di allenatore, è arrivato nel pomeriggio di ieri, a 24 ore poco più. La notizia di Pasquale Luiso, l'ufficialità sulla panchina nero-verde, è un altro allenatore cambiato dopo, possiamo dire, la gestione disastrosa di Jezzo, la possiamo dire perché i risultati comunque non mentono mai. Si proverà a far girare un po' la situazione con Luiso in panchina. Una scelta che vedi come? Beh, intanto una prima cosa che mi viene da pensare è che Pasquale Luiso è stato un giocatore sanguigno, è un allenatore sanguigno e a Chieti ha fatto bene Chianese che è un allenatore sanguigno. Quindi da questo punto di vista si potrebbe pensare che il Chieti potrebbe riprendere un discorso che è stato interrotto a dicembre. Poi è chiaro che c'è un po' di scetticismo sull'arrivo di Luiso che percepisco nel leggere un po' i commenti e quant'altro. Sicuramente arriva una persona motivata che attendeva l'opportunità per rimettersi, diciamo così, nel circolo, da un po' di tempo. Lui da un po' non allenava, poi lo scorso anno ha avuto la parentesi alla primavera della Juve Stabia, quindi il livello di prima squadra mancava da un po'. L'opportunità ora ce l'ha e sarà a carico a pallettoni, poi però bisogna saper gestire una situazione che dal punto di vista ambientale non è semplice perché c'è la contestazione, perché la squadra è depressa da un 2024 che è stato pessimo a livello di risultati ma anche di prestazioni, quindi ora a lui la capacità di dare una scarica di adrenalina a questo gruppo, rianimarlo, ma al tempo stesso un po' ovattare l'ambiente squadra dall'ambiente esterno, che è un ambiente piuttosto carico. Quindi vedremo, il campo parlerà, però questo parallelismo lo farei, no? L'allenatore sanguigno chianese, c'è un allenatore di tempra appunto come Luiso, che da giocatore è stato un giocatore importante, anche con un pedigree di un certo livello, anche di un certo prestigio. Da allenatore non ha mai realmente sfondato, le esperienze a Sulmona e Celano non sono state positive nel loro complesso, però potrebbe essere per lui un'occasione di rilancio. Questa è la grafica, questi sono i punti, con Chianese, erano 30 in 17 giornate, in tutto il girone di andata, solo 3 per Jezzo in 7 gare, e poi c'è Luiso che arriva, a dare una nuova scossa a questa situazione che Deve ha. essere pragmatico Luiso, non so, lui deve trovare modo di essere pragmatico perché Jezzo, noi l'abbiamo detto, si è presentato e questo modo di comunicare che poi probabilmente si è riversato sulla squadra, il gioco, il gioco, il gioco. I Chieti avevano un obiettivo che era quello di vincere il campionato, quindi i punti, punti, punti. Poi vediamo come farli questi punti. Però bisogna partire da lì e penso che anche questo aspetto del gioco abbia un po' fuorviato, no? Perché si parlava tanto, ma il Chieti stava dove doveva stare, poi ha avuto un momento di calo, sono le partite che il Chieti ha vinto anche con un po' di fortuna, quando hanno fallito i rigori contro il Chieti, per esempio, però era una squadra che aveva, diciamo, il suo tragitto, l'aveva intrapreso, c'è stata questa brusca interruzione in nome di cosa? Resta il grande obiettivo, il grande quesito, la grande domanda, ed è evidentemente una stagione che è stata buttata all'aria. Nel nome del bel gioco che purtroppo Ma non è bel mai gioco arrivato, cosa? Andrea, ti Ma che chiedo, cos'è il bel gioco, tra l'altro, poi in dai. Serie D cos'è il bel gioco, va bene. Chiedo a te quello che ho chiesto al direttore Battisti nella trasferta post Tivoli Chieti, lo chiedo a te perché con lui ho già parlato di questa cosa, poi lo coinvolgo per altre situazioni.
Ovviamente ballava ancora il nome di Chianese perché è ancora sotto contratto con la società. Ti chiedo l'umiltà nel calcio. Fino a quanto paga ancora o bisogna capire che è una cosa in cui il calcio non c'entra più niente? Io non so... Nel senso, richiamiamo Chianese, però Chianese non torna se magari qualcuno non dice ok, abbiamo sbagliato, ecco. Beh, se c'è un contratto in essere e Chianese viene richiamato, Chianese deve tornare. Questo a anche sarebbe meglio un chiarimento e meglio ripartire in una situazione un po' più diciamo tranquilla. Però comunque se c'è un contratto in essere, se lui viene richiamato, torna. Se non torna e il contratto va... Nessuno l'ha mai richiamato, va risolto. Ma evidentemente si era talmente diciamo spezzato questo rapporto con Chianese che... hanno ritenuto in società di che non fosse opportuno ripartire da lui. Quindi c'è una terza figura, ora Luiso, qui gli facciamo in bocca al lupo. Assolutamente. Però ripeto, quello che è successo con Chianese ha significato per il Chieti buttare questa stagione, perché poi non è detto che il Chieti avrebbe vinto il campionato, però era importante essere almeno in competizione fino alla fine. Ora ci sono Campobasso e l'Aquila, Campobasso San e San Benettese. L'Aquila si è staccata, l'Avezzano anche, non so se rientreranno, però una tra Campobasso e San Benettese non vincere il campionato, ma saranno state in competizione. Sì. Direttore, vengo da lei, a Chieti è un'istituzione, questo lo sappiamo bene, e dispiace vedere una squadra che era partita con altri obiettivi ritrovarsi in questa situazione. Tre allenatori cambiati non è semplice. A Fano e con un nuovo allenatore, con un Fano così, c'è l'occasione giusta per ripartire. Beh, sicuramente sì, anche perché hanno Fano e Vasto Girardi, io faccio il tifo per loro perché così tengono giù delle nostre competitor, quindi a parte il legame che ho, ma spero che sicuramente trovino finalmente la vittoria e continuino a vincere, anche perché sicuramente, come dicevi tu e dicevate in studio, è il terzo allenatore, quindi obiettivamente i proclami che erano stati fatti all'inizio dell'anno sono venuti meno, quindi purtroppo si trovano a dover affrontare un altro tipo di campionato, però ripeto, il calcio è questo, e come dicevi tu io sono d'accordo, perché secondo me una delle cose che mi hanno insegnato, che mi ha insegnato questo mondo, è proprio l'umiltà, e secondo me in questi momenti bisogna essere sempre equilibrati, avere un metro di giudizio di grande equilibrio e di grande serenità. Quindi Luiso sicuramente, come diceva Andrea, è un sanguigno. Io ho avuto la fortuna e il privilegio di marcarlo, non si prende, anzi alla Fragolese addirittura, all'inizio proprio della sua carriera, se ben ricordo, ed era un toro vero, un animale vero, quindi sicuramente magari riproporrà quelle che erano le sue caratteristiche, il suo carattere, perché poi il carattere non si perde durante il, anche se si cambia, come dire, mestiere. Quindi mi auguro che possa essere una scelta che possa far tornare un po' di sorriso alla gente, perché l'ambiente è sicuramente, come dire, in grande fibrillazione. Ecco Andrea, questi sono alcuni dei suoi gol, questa è la rovesciata storica al Milan con il Piacenza, un attaccante, magari servirà anche a far ritrovare la vena realizzativa che quest'anno non abbiamo mai visto di Matteo Ardemagni, magari. L'ultima speranza, non lo so, per i tifosi del Chieti. Sì, io penso che se i tifosi del Chieti hanno perso le speranze con Ardemagni, questo è motivato dal fatto che finora non ha fatto neanche un gol. 24 giornate, non c'è molto altro da aggiungere. Non so neanche se la stagione è possibile salvarla facendo da ora alla fine del campionato 7-8 gol. Forse sì, ma deve succedere davvero un miracolo affinché si sblocchi. Poi tra l'altro è stato rimesso dentro fallo, quindi io penso che ora continuerà a essere lui il titolare, e a lui si chiederanno
i gol per riportare su il Chieti, che adesso ha come obiettivo massimo entrare dentro la zona playoff, che per come si sono messe le cose non è neanche così scontato, neanche così semplice, con un Otaresco così in salute, con una Vigor Senigallia che comunque i suoi punti li sta facendo. Quindi vedremo, vedremo a Fano, perché a Fano domenica sarà una partita tra due squadre in grossa difficoltà, e quindi capire se una di queste due riuscirà a venire fuori da queste difficoltà. Speriamo che sia il Chieti, però sarà una gara estremamente complessa e i punti peseranno molto, perché un'ulteriore sconfitta del Chieti appesantirebbe enormemente l'umore dei tifosi e della società, ma anche del gruppo squadra. Ma se dovesse perdere il Fano, anche per il Fano equivarrebbe la stessa cosa, col Fano che peraltro ha anche cambiato proprietà e che ha una partita ancora da recuperare. Facciamo così, andiamo in pubblicità, rientro, chiudiamo l'argomento Chieti e poi apriamo quello dedicato all'Aquila e Avezzano, poi top 3 e grafiche del prossimo turno. A tra poco. Seconda parte di Offside per chiudere il capitolo Chieti. Andrea, hai qualche curiosità per il direttore? Beh, ce ne sarebbero tante. Ce ne sarebbero tante. La prima cosa che mi viene in mente è che il calendario ha voluto che Alessandro riaffrontasse il suo recente passato, un passato più forte che quello di Chieti, perché il legame con Chieti è un legame straordinario, perché lì ha trascorso gran parte della sua carriera da giocatore e poi da dirigente, e poi l'Aquila è stata una parentesi sicuramente più breve ma intensa anche quella. Chieti e l'Aquila, come hai vissuto questa doppia partita così ravvicinata? No, ma sicuramente sono state due settimane di grande emozione, l'emozione... come dicevi tu, quella di ritrovare il Chieti, è stata una settimana dove ti tornano, no, tante, sì, tante situazioni che vivi, però poi, come dire, mi è piaciuto, mi è dispiaciuto che c'erano pochi tifosi, perché se erano ancora in lotta per il primo posto secondo me ne venivano tanti di più, certo. Però riandare sotto la curva a salutarli è stato bellissimo, incontrarli fuori casa ha attutito un po', secondo me, sì, quelle che sarebbero potute essere le emozioni di un ritorno all'Angelini, questo certo. L'Aquila è stata un'emozione forte, anche se poi ci sono stato nemmeno due anni, perché ecco, lì magari sono tornato allo stadio, che era lo stadio che poi inaugurammo noi con Morgia la prima giornata ufficialmente. E poi ecco, l'Aquila per me è sempre una ferita un po' aperta, no? Perché lo hai detto in conferenza, poi bravo, quindi è una ferita sempre un po' aperta per me, quindi è stata un'emozione forte, perché poi io, come dire, sono andato via comunque in punta di piedi, senza mai fare una polemica, e sinceramente mi sono tornate in mente tutte quelle sensazioni, soprattutto quelle brutte del mio allontanamento, ecco. E quindi sì, sono state due settimane di grande emozione. Chissà, quando tornerò all'Angelini sarà ancora più forte. Hai voglia. Andrea, a proposito dell'Aquila, archiviata anche questo scoglio, perché era uno scoglio quello della Tivoli, che veniva da risultati importanti senza subire gol, se non erro 3 vittorie consecutive per 2-0, una partita difficile che nel primo tempo sembrava molto da portare a casa in maniera molto agevole, poi nella ripresa è tornata sulla Tivoli. L'Aquila che dovrà fare a meno di Karim Wally, a cui facciamo un grande in bocca al lupo, ha avuto un incidente stradale, sarà fuori per 2 mesi, è una grave perdita, perché è un under, sì, importante per il centrocampo. Tanto perché è un under, poi perché a centrocampo è un giocatore che ha un passo diverso, è giovane, non ha l'esperienza del Pinto e degli Angiulli, però è un giocatore fresco, giovane, dinamico,
uno che contrasta, un giocatore che si muove molto. Quindi l'Aquila perde sia nelle caratteristiche tecniche del tipo di centrocampista, sia perché comunque è un under, quindi il danno è doppio. Sulla partita, intanto io faccio i complimenti ad Alessandro, perché a Tivoli lui e tutto lo staff hanno rimesso a posto una stagione che è ancora lunga, però rispetto a inizio anno il Tivoli è ben altra squadra, ha ben altra consistenza, e l'ha dimostrato proprio con Chieti e l'Aquila, una vittoria limpida contro il Chieti, una gara gagliarda all'Aquila, che l'Aquila ha vinto perché ha giocato un grande primo tempo, però il Tivoli è rimasto in partita e se l'è giocato fino alla fine. Poi l'Aquila, se avesse giocato nell'ultimo periodo come ha giocato il primo tempo, avrebbe fatto più punti e sarebbe rimasta più in scia delle due battistrade. Invece c'è stato un passaggio a vuoto, non gravissimo, ma quando si viaggia ad alti ritmi basta uno sbandamento un piccolo sbandamento per allontanarti, ed è un peccato, perché l'Aquila poi ha le credenziali, ha lo spessore tecnico per poter essere a livello delle prime due. L'Aquila che ha trovato i gol che non arrivavano da tempo, cioè quello di un attaccante, Marcheggiani, ha ritrovato la vena realizzativa anche di Lorenzo Del Pinto, che ha segnato sotto la sua curva. Io ti voglio chiedere anche, ovviamente, una domanda un po' più ampia, perché abbiamo visto quel siparietto che è accaduto tra Cappellacci e Banega. Secondo te, a distanza, cioè ieri sono riniziati gli allenamenti, oggi si saranno rivisti, secondo te come è andato a finire questa... Si sarà già sciolto dopo la partita? O... Io penso che, se doveva esserci un chiarimento, c'è stato. Quello che bisognerà capire è che si può tornare a lavorare tranquillamente. Non so se dentro Cappellacci, o forse ancora di più dentro Banegas, quello è un fatto molto caratteriale, no? Magari Cappellacci era anche da giocatore abituato a essere tignoso, Banegas forse lo è un po' meno. Non vorrei che, a dispetto di un ritorno apparente della serenità, poi dentro di sé il Pocio si portasse dietro qualche scoria che lo potrà condizionare in futuro. L'auspicio è che non sia così e che si riprenda come se nulla fosse successo, perché è vero che queste cose nel calcio accadono spesso, ma normalmente accadono negli spogliatoi, quando volano parole grosse, non solo, Alessandro potrà confermare, però che avvenga in pubblico e che tutti vedano che un allenatore fa quelle cose nei confronti di un attaccante, comunque di un suo giocatore, non è francamente il massimo. È più sudamericano Cappellacci che Banega in questo caso. Probabilmente sì, il sangue bolleva più nelle vene del mister che del Pocio. Ecco, domenica l'Aquila sarà di scena a Riano contro il Roma City, che è una squadra forte, importante, che però, ecco, ha sempre questa altalena, e si sconteranno due allenatori. Ecco, io lì volevo arrivare, sarà un grande confronto tra due tecnici particolari, no? Anche caratterialmente, da una parte Maurizio, dall'altra Cappellacci. Poi per l'Aquila sarà un test importante, cioè se l'Aquila può ancora sognare di rientrare tra le prime, deve andare a fare il colpo a Riano. Però il Roma City, che ha vinto in trasferta l'ultima partita, Roma City è una squadra scorbutica da affrontare, perché è una squadra forte, ha valori individuali notevoli, basti pensare ai vari Di Renzo, Sparacello, Ingretolli, solo per stare al reparto d'attacco. Dietro c'è uno Scognamiglio che si fa apprezzare spesso in fase di spinta, Gelonese, insomma è una squadra che ha dei senior che sono davvero importanti per la categoria. Quindi per l'Aquila sarà importante dare un segnale. La cosa buona è che finalmente Marcheggiani ha trovato la via del gol, e speriamo che possa dare una mano sbloccato lo possa aiutare. E possa dare anche una mano a Banegas, perché era tutto addosso a lui, la vena realizzativa. Sparacello che non ci sarà anche Del Pinto dall'altra parte, poi li vedremo negli appiedati del giudice sportivo. Torno in piattaforma dal direttore. È più arrabbiato per il primo tempo, più soddisfatto della reazione del secondo tempo, che poi è quello che si dovrà portare nella prossima sfida?
Ora, io sono ancora arrabbiato di domenica, ma non perché si sia perso, perché poi vai all'Aquila, ci sta che si perda. Io sono arrabbiato perché noi nelle ultime 11 partite, da quando è arrivato Mister Granieri, eravamo dietro al Campobasso, che aveva fatto, mi sembra, se non sbaglio, 24 punti, e noi l'Aquila e San Benedettese ne avevamo fatte 19. Ma noi abbiamo fatto questi 19 punti perché siamo una squadra che ha fame, cattiveria, atteggiamento, mentalità, e quindi non solo per la parte tecnica, perché penso che questa squadra abbia delle grandi, secondo me, qualità tecniche, ma perché siamo una squadra cattiva, tra virgolette, che è sempre sul pezzo, come si dice. Invece, secondo me, il primo tempo, in alcuni frangenti, ovviamente, perché altrimenti l'Aquila ce ne avrebbe fatti 6 il primo tempo. In alcuni frangenti ho visto una squadra che perdeva tempo a protestare, ho visto una squadra che i cui giocatori non si rientravano non con la veemenza con la quale sono sempre rientrati. Ho visto perdere dei duelli con grande semplicità e facilità. Quindi per questo sono molto arrabbiato. Secondo tempo abbiamo fatto quello che facciamo di solito, il nostro calcio, perché comunque siamo una squadra che ha dei giocatori di qualità e che cercano sempre di giocare palla a terra, e di rammarica che quello è un campo anche a livello di manto erboso, tra virgolette, che ci permetteva di poter fare il nostro calcio. Invece noi il primo tempo, 12 rinvii da fondo, non ne abbiamo giocata una, e questo la dice lunga. Però ecco, onore all'Aquila, che è la squadra che ha dimostrato la sua forza. Secondo me è il centrocampo più forte che c'è in questo girone, soprattutto con l'assortimento che aveva domenica. Quindi niente, dobbiamo essere bravi a rimetterci in carreggiata, perché per noi, ripeto, non è lunghissima, perché come abbiamo fatto un grande percorso di grande autostima e di grande applicazione. Ne abbiamo bisogno in queste ultime 10 partite di continuare, perché le insidie e le difficoltà sono dietro l'angolo. Posso farle complimenti perché abbiamo nella trasferta del Chieti a Tivoli che ho seguito, ho visto degli under veramente interessanti, ne cito alcuni, a parte Zappalà che mi ha impressionato tantissimo, ma Pellegrini, Jurgens, direttore, ci sono giocatori veramente interessanti a Tivoli. No, questa, guarda, questa è una squadra che quando io sono arrivato c'era un po' di problemi, c'era già stato un avvicendamento di un allenatore, però guarda, io, sai perché sono felice e mi emoziona questa squadra, sai perché? Perché 11, 9 undicesimi, 9, 10, 8 undicesimi sono quelli che io ho trovato, cioè non sono venuto e ho cambiato una squadra ultima in classifica, ma sono venuto e ho gestito quello che ho trovato. E secondo me, e lo dico da sempre io, un direttore sportivo non è il mercato chi prende, chi dà Chiaro. via. Quello è un 30, secondo me, voglio essere un 40%, ok, 30-40%. La gestione. Quello che invece per me rappresenta la vera attività di un direttore sportivo, il vero essere direttore sportivo, è proprio la gestione delle persone, delle risorse. Fa star bene i ragazzi, i giocatori. E questo si fa nella quotidianità. E noi, ti ripeto, noi eravamo domenica, siamo la seconda squadra dopo il Campobasso, le ultime 11 gare, ma con gli stessi giocatori che erano ultimi in classifica in quelle precedenti, perché abbiamo, come dire, gestito, trovato un qualcosa. Tu mi dici di andare, io ho trovato giocatori che erano fuori rosa, sono forti, ributtiamoli dentro, crediamoci, aumentiamo l'autostima. Troviamo le chiavi in ognuno di accendere quel qualcosa. Io sono giocatori che, secondo me, sono giocatori della Serie C nella mia squadra, Sì, che poi per tanti motivi non l'avranno fatta, però perché non ci debbono credere? E allora devi trovare le chiavi. Per Zappalà non giocava. Zappalà, quando sono arrivato io, non giocava. Per me Zappalà deve giocare, e qui, e lo sta dimostrando, ma dico Zappalà per dire uno dei tanti. E allora quello è il direttore sportivo che deve trovare, ovviamente, la collaborazione dello staff e della squadra. Però sono felice di questo percorso fino ad oggi, proprio perché è quello che io dico da sempre, che cos'è per me, che cosa deve essere un direttore sportivo: gestire le risorse umane
che tu hai a disposizione. Ci sarebbe bisogno di ore qui per fare trasmissioni, per parlare. No, ma poi io sono controllizio, le conoscete, quindi mi lascio. Io faccio una chiosa, perché molto spesso si pensa, no, il direttore sportivo è quello che fa il mercato. Sì, fa il mercato, però molte squadre hanno delle difficoltà anche eccessive rispetto al previsto, proprio perché non hanno un direttore sportivo, o se ce l'hanno è una figura talmente marginale perché è fagocitata da presidenti factotum o comunque dirigenti che non sono direttori sportivi e che magari si improvvisano come tali e cercano di farne le veci. Invece avere un direttore sportivo competente fa la differenza, perché come prima cosa tu gestisci la quotidianità, hai rapporti con l'allenatore, gestisci l'allenatore, sì. Perché poi sai, gestire l'allenatore non è facile, e comunque è un compito del direttore sportivo, non si può lasciare tutto all'allenatore. Anche le lamentele, i mugugni generali durante la settimana non è mai facile, soprattutto quando si è giovane. Perché l'allenatore non è la società, cioè molte squadre, ma anche importanti, anche in Abruzzo, anche squadre che vogliono vincere, hanno lasciato talvolta questa all'allenatore. Poi ti può dire, oh attenzione, io sono talmente obiettivo e tra virgolette mi rendo conto di quello, ma l'altro anno il Lecco è andato in Serie B senza direttore sportivo. Cioè, teniamo presente anche questo, perché poi io non voglio portare solo l'acqua al mio mulino, perché sono obiettivo, cerco di esserlo. Però dico, ci sono delle situazioni dove, secondo me, è troppo evidente che l'allenatore oggi, il direttore ha visto, allora, ci sono gli algoritmi, ci sono i procuratori, ci sono i presidenti che giustamente hanno rapporti. A che serve pagare un direttore sportivo quando la squadra la faccio in 10 minuti, soprattutto se ho disponibilità? Però fortunatamente il calcio dimostra che non è così, e altre squadre anche in Serie A lo dimostrano. E torniamo all'umiltà di cui sopra. Facciamo così, Andrea, ci ha fatto sorridere nel weekend, nel domenica, il ritorno alla vittoria in trasferta dell'Avezzano, purtroppo in un derby contro un abruzzese, però mancava all'Avezzano una vittoria fuori casa da tanto tempo, ecco qui, dal 5 novembre. Sì, io l'ho detto domenica e confermo, si è rivisto in parte l'Avezzano di inizio stagione per i giocatori che sono scesi in campo, e non è un caso, perché lì in mezzo, quando tu hai a disposizione un Verna a un certo livello, forte, che è mancato per tante partite, lì davanti comunque è tornato a giocare Senesi dopo che qualche partita ha iniziato dalla panchina, ha fatto il quinto addirittura quando Ferrazzoli era passato al 3-5-2, adesso Roberti, Senesi, Tuncara, forte, Verna. C'è stato l'inserimento di Tunkara, ma comunque lì a destra comunque l'Avezzano prima aveva e ha delle risorse importanti, De Silvestro, Angelilli, prima c'era anche Costa Ferreira, però diciamo che l'intelaiatura della squadra è tornata a essere quella di inizio stagione. Golia, che è un giocatore che continuo a parlare, è un giocatore forte, è un under fortissimo, che un po' per scelta tecnica e molto perché ha avuto un infortunio ha saltato gran parte della stagione, quando all'inizio era un giocatore incontenibile. Rimessi quei tasselli a posto, l'Avezzano è tornato a vincere anche in trasferta. Ora vediamo se in casa farà il suo l'Avezzano e poi riuscirà a fare il colpo a campo basso. Magari si riapriranno scenari che al momento sembrano essersi chiusi dopo l'ultima frenata. Oltre a questo, la bella notizia della vittoria fuori casa, il ritorno alla vittoria in trasferta, la bella notizia è che comunque questa volta Ferrazzoli ha trovato forse definitivamente il proprio assetto, cioè come era successo a Notaresco, non cambiare a gara in corso e mordersi le mani per quello che è stata la scelta iniziale. Ma l'assetto l'Avezzano l'aveva già trovato, l'assetto era quello. Forse è stato un momento dove, per far fronte a qualche fragilità di troppo difensiva, si è pensato col 3-5-2 di coprirsi un po' di più, però poi lì davanti vai a penalizzare una tua risorsa straordinaria per questi livelli come Senesi. Come fai? Un giocatore che ha quel talento, che fa quelle giocate,
è difficile poi sacrificarlo a tal punto. Dovrebbe tornare anche Onazi, che ha avuto un lutto familiare, è tornato in Nigeria, è stato fuori per alcune settimane, ha avuto prima il lutto del papà, poi un problema anche con la madre, quindi non un periodo felice per lui, però dovrebbe tornare a disposizione dell'allenatore, anche un tassello. Massima solidarietà per la persona. Tecnicamente io penso che l'Avezzano possa fare a meno di Onazi. Poi Onazi è in rosa e darà il suo contributo, però io non lo vedo come un giocatore in questo Avezzano che sia un giocatore irrinunciabile, perché l'Avezzano il meglio comunque lo ha dato senza che lui ci fosse, prima che ancora lui arrivasse. Poi per il resto è chiaro che ha vissuto un periodo dal punto di vista familiare molto molto delicato, quindi è giusto essere solidari comunque con quello che ha passato. In bassa frequenza vedo già la top 3, però Andrea ti voglio chiedere, per l'Avezzano adesso però non bisogna abbassare la barra, perché sì, si giocherà in casa contro il Termoli, è un Termoli che arriva da una vittoria contro la Forza Empronese, però tu in casa tua al De Marsi il fattore campo deve valere 100%. Beh, ma lo abbiamo detto, è chiaro che l'Avezzano, se vuole ambire ancora alla vittoria del campionato, non può permettersi passi falsi. Se la squadra abbasserà l'attenzione sarà una colpa grave, quindi sta molto ai giocatori e all'allenatore essere concentrati, e se mai servisse il monito che arriva dalla gara del Cannarsa, questo 3-0 alla Forza Empronese è un monito bello chiaro, sarà una gara molto molto difficile. Ti aspetti che dopo aver ritrovato la vittoria fuori casa l'Avezzano possa ritrovare anche quel ruolino di gol che aveva caratterizzato la prima parte di stagione? Me lo aspetto, perché ora si rivede l'Avezzano di inizio stagione, quindi me lo aspetto e me lo auguro per l'Avezzano. Poi il campo darà la sua risposta. Chiudere in bellezza, secondo te, poi vado alla top 3, chiudere in bellezza questo campionato fa scattare anche nella società, in primis in Pecorelli, la voglia di continuare e magari riprovarci per l'anno prossimo? Ma allora, se Pecorelli vuole andare veramente in Serie C, lui sa benissimo, può immaginare che con la competizione che c'è, non è detto che io spendo quest'anno, faccio la squadra forte e se non riesco non ci provo più. Se c'è questa ambizione, io immagino che lui abbia pianificato la possibilità per più anni di provarci, perché se altrimenti non c'è un progetto dietro. Io ci provo un anno, se va bene bene, altrimenti non ci provo più. Io penso e spero che lui abbia questa possibilità e abbia pensato a questo, però è altresì vero che la città deve rispondere maggiormente, perché poi va bene tutto, però creare un ambiente, come ad esempio c'è all'Aquila che spinge la squadra, io penso che sia di grande aiuto. Andiamo a vedere la top 3 dei gol, prima la sigla. Terza posizione ex aequo per Vittorio Esposito, Termoli Forza Empronese, mette in ghiaccio la partita con questo calcio di punizione il fantasista termolese, questo destro a giro, pallone che bacia la traversa e poi finisce in rete, questa è la rete di Vittorio Esposito. Andiamo avanti con Andrea Caponi, ruleta e poi destro secco sul secondo palo, e questo era il gol del momentaneo 2-2 per il Riccione contro la San Benedettese. Poi non è valso però a nulla, perché è arrivato nel finale il gol della San Benedettese che ha strappato i 3 punti a Riccione. Questo è il gol di Andrea Caponi. Andiamo a vedere la seconda posizione per Parisi del Campobasso, questo bolide del giocatore del Campobasso, 2-0 contro il Sora. Questo è il gol, il pallone all'incrocio dei pali per il numero 75 del Campobasso. Prima posizione per invece Bonfiglio, Andrea. Beh, per Bonfiglio questo è il gol di Bonfiglio, che oggi ha bissato questo Eurogol contro il Pasto Girardi. Però ti sei sbizzarrito perché c'erano gol di grandissima fattura. Ce ne avevo questa settimana. Devo dire, questo è un gol stupendo, l'abbiamo già detto. Però devo dire che anche il gol di Parisi, come calcio di prima intenzione e come lascia andare la gamba con perfetta coordinazione, anche quello è un gol di grandissima bellezza. Chiediamo un commento al direttore. Guarda qui, guarda come lascia andare la gamba. Sicuramente bellissimo. Andrea ha detto bene, però io Bonfiglio è un giocatore che a me piace tantissimo, e
perché è l'essenza del dribbling. Quindi, Sì. 2 anni fa andai a scoprire gli algoritmi, andai a fare delle ricerche sulla Serie D, cioè, e scoprii questo ragazzo che era il dattilo e Ah. aveva il numero più alto di dribbling riusciti in una singola gara. E lo volevo portare a mai e l'ho cominciato a seguire perché poi non lo conoscevo. Quindi, Bonfiglio mi piace perché è un giocatore che emoziona quando Certo, dribbla gli è vero, avversari. è vero. Giovani, Andrea, e meno giovani perché poi Caponi e Vittorio Esposito invece sono due esperti, Caponi, Caponi, sono Pontedera. 10 anni che lo conosco, da quando era il regista e capitano del Pontedera. Forse lo ricorda anche Alessandro Battisti, il Come Pontedera di Grassi e Arrighini con Indiani in panchina che vinse il campionato no? di Vinse il seconda campionato. divisione nel 2012-2013, poi ha L'unica fatto. squadra che vinse fu il Chieti, però la prima giornata era quindi a Pontedera, quindi E poi è iniziata sfruttammo la loro grande cavalcata. E tu la. eri, Vero, se non sbaglio, eri direttore di quella squadra. vero. Sì. Insomma, quello era un ottimo Pontedera, c'erano ottimi giocatori, Vettori anche, Caponi era il leader del centrocampo e vedo che ancora riesce a segnare gol di pregevole fattura. Ricordo all'epoca era specialista di calci piazzati, la parte balistica c'era ancora. Prima della sigla andiamo a vedere come cambia la classifica dei marcatori dopo l'ultima giornata, con Di Renzo ancora a quota 16, Banegas 12, Tomassini 11, Belloni che raggiunge quota 10 gol come Roberti del Avezzano. Sigla. Rapidamente, giudice sportivo, chi salta il prossimo turno? 2 giornate per Antongiovanni e Sparacello, quindi Vasto Girardi e Roma City. Roma City che dovrà fare a meno anche di Christian Rambu. Per una giornata invece l'Aquila, Lorenzo Del Pinto, Lorenzo Canullo dell'Atletico Ascoli e Federico Scoppa del Termoli. Prossimo turno? Sì, vediamo anche il prossimo turno. Fano Chieti, Avezzano Termoli, Forsempronese, Notaresco, Roma City, L'Aquila, Samb Real Monterotondo, Sora Matese, Tivoli Campobasso, Vigor Senigallia, Atletico Ascoli, Vasto Girardi, Riccione. Ricordiamo che Fano e Matese hanno una partita in meno. Siamo in conclusione. Andrea, se hai ancora una domanda per il direttore. Beh, al direttore l'ho Li fate visto. tutti per noi domenica, Sì, dai. quello sicuro Alessandro. Più volte l'ho visto a inizio stagione in qualche partita di Serie C. Io gli auguro di fare benissimo a Tivoli e poi Alessandro, se vuoi riavvicinarti, noi ti aspettiamo. Io spero di tornare a casa il più presto possibile, anche perché diciamo manco da casa da parecchi anni, quindi mi Sì. piacerebbe tornare a casa anche cominciare ad avere una certa età e ho bisogno di stare vicino alla mia famiglia, Però ti quindi sei me lo ancora più auguro anche. acculturato, sei avvocato, però sei stato nella patria di Virgilio e adesso sei in zona Tiburtina, quindi ti sei ulteriormente acculturato. Sto andando a vedere delle cose meravigliose dell'epoca romana che io veramente da romano non conoscevo, quindi hai ragione, la Ultima, cultura mi sì, serve a trovare spazio. un'ultima battuta, Alessandro, svestiti dai panni di dirigente, indossa i panni del tifoso, chi è meglio, De Rossi o Mourinho? Sono una vedova di Mourinho, ti dico la verità, perché l'ho amato tantissimo. Però devo essere onesto e dire che De Rossi sta facendo qualcosa di curioso in questo momento e lo guardo con grande attenzione e mi auguro che possa essere qualcosa di bello e avvicinarsi, perché no, superare anche il maestro, insomma. Più che altro per la tigna, per il sangue, per quello che fa vedere, è un giocatore di carisma. Lo è stato e adesso è anche un allenatore. Certo. Meraviglioso. Direttore, in bocca al lupo per tutto, grazie per essere stato qui con noi, come sempre Viva Lupo e grazie per gentilissimo. l'invito. Grazie a voi, è un piacere. Grazie Ciao Andrea, grazie a Alessandro. te, Ciao, grazie. ciao a tutti. Ciao Andrea. Lo Ciao, ciao. sport di TV6 non termina oggi, perché domani, giovedì, torna Velò e sarà un drittone fino al prossimo autunno con le gare più belle del ciclismo italiane e non solo, Jacopo Forcella con Luciano Rabottini. Poi lo sport col calcio tornerà, Certo. venerdì ci sarà il Pineto, sabato ci sarà il Pescara contro la Torres e poi torniamo domenica per seguire la Serie D. Offside invece torna mercoledì prossimo e come sempre occhio a non finire in offside.